Allora, questa vuole essere una puntata di Posta del Cuore? Sì? No, questa non è Posta del Cuore. Sì, dai, facciamo anche Posta del Cuore. Questa non è Posta del Cuore perché è successo al ristorante, quindi non dai. Ok. Dobbiamo essere sinceri con i nostri amici. Andando a ricollegarci a quello che è successo appunto, ricordi, ci è stata contestata questa bottiglia. Ma c'è stata proprio mandata indietro. Qui. Sì. Magnum, tra l'altro. Che presentava al suo interno parecchio, direi parecchio, sedimento. Quindi facciamo chiarezza. Allora, innanzitutto i sedimenti contenuti in una bottiglia di vino non sono un difetto, quasi sempre, ok? Anzi, sono delle sostanze antiossidanti che addirittura qualcuno dice facciano anche bene. Quindi... Mangiamocelo quindi il fondo. Quindi, attenzione che non è sempre non così. So. Andando più nello specifico di che cosa possono essere... Possono essere dei lieviti morti. Ok. Possono come essere... può essere il caso magari degli ancestrali. Degli ancestrali. In bottiglia, ok, quindi questa torbidità, torbidezza, torbidità, torbidudine. Ok. Possono oppure essere dei residui di fermentazione. Capita di trovare dei cristalli bianchi. Quelli lì, per esempio, sono tartrati. Okay. Cioè, se il vino prende una botta di freddo, sul fondo precipitano i tartrati, non è nulla di male. Okay. Però quelli non li mangiamo. Quelli non li mangiamo. Okay. Oppure, non lo so, nei vini rossi vecchi potrebbe anche essere le sostanze coloranti del vino, tipo gli antociani, i pigmenti. Con la vecchiaia del vino, tra virgolette, con l'invecchiamento del vino, possono precipitare sul fondo. A tal proposito, mi è capitato abbastanza di recente di aprire una bottiglia, direi decisamente vecchia, era del 1981, e praticamente tutto il colore era sedimentato, quindi era diventato un unico fondo. Beh, a quel punto il vino era da buttare. Era un vino, non era da mangiare. Specifichiamolo bene, a quel punto lì non era un vino adatto all'invecchiamento. Okay. Insomma. Poi ecco, con la conservazione, con la mal conservazione possono comunque accadere queste cose qui, però si richiama quello che ho detto prima, sono precipitati gli antociani e i pigmenti del vino. C'è comunque da dire una cosa, che comunque sono sostanze che non interagiscono col vino, cioè non interferiscono nel gusto del vino, quindi... Mi viene un dubbio però. Ti viene un dubbio o ti viene una domanda? No, mi viene un dubbio, nel senso, associamo la naturalezza del vino, la naturalità del vino, al fatto che ci sia fondo? Non voglio entrare nello specifico di questo discorso qui, perché come sai io e te, e come sapete voi, noi non siamo tecnici, siamo sommelier, siamo gente che il vino lo beve e lo degusta e il vino non lo fa. Per esperienza però possiamo dire che tanti vini naturali sono torbidi e questo è comprensibile. Okay. Non mi sento di dire che torbidità o torbidezza, come si dice? Facciamo torbidezza e la chiudiamo, qualcuno poi ci scriva nei commenti se stiamo sbagliando. Sia sinonimo di naturalezza, torbidezza, naturalezza, vedi? Quindi mi sento di dirti no, non voglio associare queste due cose. Ecco. E invece cosa mi puoi dire, cosa mi sai dire, se me lo sai dire, visto che non sei un tecnico, in merito a come chi produce vino elimina questi... Come si chiarifica il vino sostanzialmente, sì. La chiarifica si può fare con delle sostanze organiche che si aggiungono al vino per illimpidirlo. Mi viene in mente la caseina, mi viene in mente l'albumina, che sono dei catalizzatori di queste sostanze. Quindi sostanzialmente introducendo queste cose si fanno poi alla fine, mi viene per farvi capire, vengono fatte... si formano delle sorte di palline che poi vengono tolte dal vino. Ecco perché alcuni scrivono vino vegano. Esattamente, sì. Okay. Ecco, lui adesso ha parlato di vino vegano. Per quello che io so, il vino vegano, l'unico modo per illimpidirlo, per chiarificarlo, è la decantazione. Quindi fai decantare e poi dopo imbottigli. Però capisci che non sarà mai un vino limpido al 100%, però... vino è buono, per carità. Quindi abbiamo parlato di chiarifica con l'albumina e la caseina. C'è il freddo, l'utilizzo del freddo. Raffreddando il vino si fanno precipitare le sostanze e alla fine si chiarifica il vino. Queste sono le cose che io conosco, ecco, per quanto riguarda... Quindi, dopo tutti questi 15 minuti di discorso, noi, io e te, che andiamo al tavolo e apriamo una bottiglia, magari non necessariamente vecchia, come possiamo sapere che, allora, questo vino potrebbe avere dei ovviamente segmenti? Avendolo aperto prima,
Quindi se noi lo apriamo prima sappiamo già che questo vino ha dei sedimenti, a quel punto lì comunicazione con il cliente, nel senso diciamo guardate che stiamo aprendo un vino che naturalmente non è limpido, noi lo serviamo così, va bene? Sì, no. Se al cliente non dovesse andare bene procediamo con la decantazione, come io preventivamente farei se apriamo un vino molto vecchio, per evitare di correre rischi e rovinare la bottiglia. Un vino molto vecchio io tendenzialmente lo decanto proprio per lasciare. Ma a tal proposito, sai come si decanta? Guardate qua. No, oh, non è vero, non funziona. Probabilmente non funziona, però ci sono. Comunque oggi ci l'ho sono... guardato e funziona. Sì, certo. Ci sono altri video, altri video che abbiamo fatto. Quindi chiudiamo assunto: il vino torbido non mandatecelo indietro perché il vino spesso... mangia e bevi. Si può fare. Spesso non è un difetto, poi è ovvio che noi interverremo e giudicheremo la singola bottiglia, però spesso il fondo del vino, cosiddetto, tra virgolette, non è un difetto.